Maurizio Sarri, il grande allenatore, non ci sarebbe stato. Linda Lovelace, sa chi è Linda Lovelace? Un pochino? Così, così? Oh, chissà chi è Linda Lovelace? Ah, non lo sa nessuno, capito? Va bene, ma soprattutto non sarebbe nato lui, che poi sarei io, e non avrei avuto il piacere di stare qui stasera di fronte a voi. Grazie. Eccomi qua, rappresentato nella mia prima fotografia. Perché la mia prima fotografia? Perché stasera sono venuto qua a raccontarvi le mie prime volte. Non tutte, perché sennò staremo qua fino al prossimo mese. E mi sembra mai giusto appunto iniziare dalla prima volta che sono nato, dalla mia prima fotografia. Questo spettacolo nasce da una riflessione che feci il 9 gennaio del 2019, quando stavo in scena a Reggio Emilia. Non so se avete visto il musical Mamma Mia. Due volte? Chi di più? Tre? Chi di più? Chi di più? Vince 3-1? 3-2? Ha vinto il signore? Ecco, allora dunque, stavo nella palestra del mio albergo dove alloggiavo e la sera avrei avuto lo spettacolo, dopodiché dopo la mezzanotte sarei entrato nei 50. 50 anni. Mezzo secolo. La prima volta che compivo 50 anni. Ecco, in quel preciso momento ho avuto una sensazione di beatitudine, di onnipotenza, perché sentivo di essere arrivato a destinazione di un lungo viaggio e che il giorno dopo ne sarebbe dovuto iniziare uno tutto nuovo, da costruire, da inventare, da vivere, e ho deciso di immortalare quel momento di felicità con una bella fotografia, eccola qua. Che ride, signora. Che poi voglio dire, non so com'è. Sono venuto bene, grazie. Però, non so voi, ma a me, per conto mio, la felicità vera e propria non esiste. Esistono invece momenti di felicità, ecco, tipo, che ne so, tu stai litigando a morte a casa con una persona, qui tieni, esci sbattendo la porta, fai 10 metri sul marciapiede e trovi 50 euro per terra. O se no, che ne so, stai facendo tardi ad un appuntamento, sei nel traffico e trovi subito parcheggio. Quella è la felicità. Vabbè, insomma, sono piccoli momenti di felicità. Più piccoli momenti di felicità e più la tua vita è bella. Ma quel momento in cui mi sono fatto la fotografia in palestra aveva un qualcosa di particolare. Perché? Perché era la prima volta che mi sentivo così felice. Allora ho pensato che tutte le nostre prime volte sono speciali, anche quelle negative, perché insomma ti forgiano. Ma voi ve lo ricordate le vostre prime volte? Ve le ricordate? Sì? Quali? Fate almeno fare la domanda. Signora, lei, con gli occhiali, si ricorda la... Lei c'ha gli occhiali, no? Se la ricorda la prima volta che ha ricevuto un regalo che l'ha resa proprio felice? Adesso ci dice qual è. Un bel regalino, eh? Chi è che si ricorda, lei se lo ricorda la prima volta che gli hanno fatto un regalo che è rimasto estasiato? No, troppo tempo? No, vabbè, ok. Io me lo ricordo perfettamente, fu quando mio padre mi regalò questa. Poi qualche settimana dopo sparì e mi disse che me l'avevano rubata. In effetti poi mi confessò che me l'aveva venduta, perché mi ci sarei fatto male, ecco, ero un ragazzino scapestrato a quel tempo. E pensate che quando ho compiuto 50 anni, mio fratello Stefano, e che è qua in sala stasera, me l'ha trovata di nuovo, l'ha ricomprata e me l'ha regalata, eccola qua. Ma veramente. Ah, qua ho portato un po' di cose che rappresentano, ma hanno legato come un salame, oddio. Come, e dunque, allora qua dentro ho delle cose che rappresentano un po' delle mie prime volte. Allora, però la prima canzone di cui io ricordo suonava sempre per casa, perché la cantava sempre mio padre quando tornava da lavoro oppure quando faceva la doccia. Anche questa canzone non so se la conoscete. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, cuore innamorato sempre più, però il fatto è che mio padre e mia madre quell'estate erano pieni di sapore.
dopo il mare si credevano l'amore. Le partite a calcio poi fuori al baretto, era troppo tardi, dopo mezzanotte. Ed in tutto questo trasti pure tu, da lontano una canzone colorava il mio sole, e dai miei pensieri non si è uscito. Chissà se mi pensi come ti penso, se fuori il libro della vita in qualche pagina le troverai anche me. Se so che mi fermo nei tuoi pensieri, come un treno forte tornerò da te. Ma che pazzo sono stato a non parlarti del passato, perché il tempo si è fermato accanto a te. Thank you.